Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. In questo nuovo video rispondiamo ad alcune richieste dei followers di JGR Studio del forum di Studio One Pro Italy riguardo l'utilizzo di più schede audio all'interno di Studio One. In questo momento ho agganciato al mio MacBook sia la Studio 26C sia la Quantum 2 e vedremo come utilizzarle contemporaneamente. Questo perché attraverso Universal Control, che fa da unico driver per le due schede Presonus, posso gestire facilmente una scheda in ingresso ed una scheda in uscita. Vediamo come. Andando sotto preferenze, audio setup, posso scegliere ad esempio per il playback, in questo momento sto usando le cuffie attaccate alla 26C, e come input posso scegliere la Quantum 2 e quindi avere la possibilità di utilizzare tutti gli ingressi della scheda Quantum. Poi nella IO Setup avrò la possibilità di configurare, come vediamo, la Quantum in ingresso e la 26C in uscita. Ho già preparato il mio setup, quindi faccio import, sistema ibrido, ok, eccolo qua, applica, ed ora ho tutte le schede contemporaneamente pronte per poter essere utilizzate. Quindi negli input avrò, come vediamo, anche il controllo dei gain della Quantum, in questo caso appunto posso controllare il gain del mic 1 e la Phantom anche su mic 3 e 4, che sono posti nel retro della Quantum, mentre in uscita appunto main out finisce dentro la 26C, da cui posso anche scegliere di usare un altro output, il 3 e 4. Se non possediamo invece delle schede Presonus, quindi abbiamo delle schede diverse, di marche diverse, soltanto sotto OSX è possibile creare un super device attraverso le impostazioni Audio MIDI Setup. Questa è una delle feature molto potenti di OS X, che ci permette di usare contemporaneamente più schede audio come se fossero un'unica scheda audio. Per fare questo dovrò creare quella che si chiama un aggregate device o device aggregato. Crea aggregate device e ora potrò scegliere all'interno dell'aggregate device quali di queste schede audio a disposizione o ingressi e uscite posso utilizzare all'interno della nostra nuova device audio. In questo caso ho bisogno di utilizzare la Studio 26 e la Quantum 2. Come vediamo, adesso le due schede sono sommate tra loro e posso utilizzare i canali di tutte e due le schede in ingresso e in uscita, quindi come se fosse una nuova scheda audio. Posso quindi notare subito che dispongo di 24 ingressi tra analogici e digitali e 28 uscite tra analogico e digitale. Il drift correction che vediamo qui al lato si occupa di calcolare se ci fossero dei ritardi nei due clock delle due schede audio. Questo è molto utile per evitare appunto di utilizzare più ingressi contemporaneamente e non avere una sorta di sfasamento magari dato dal clock diverso delle due schede audio di marche diverse. Chiudiamo Audio MIDI Setup, rilanciamo Studio One e all'interno adesso del playback device abbiamo il nuovo aggregate device. Selezionandolo in ingresso e in uscita potremo adesso, all'interno ad esempio di una nuova song, selezionare direttamente tutti gli ingressi che ho a disposizione. In questo caso infatti ora ho sia gli ingressi della Quantum sia gli ingressi della USB 26C. Infatti ora ho ben 6 ingressi analogici che prima non possedevo. Lo stesso discorso vale per le uscite, quindi posso utilizzare le uscite dell'USB, che sono queste qui che sto usando in questo momento, e tutte le uscite della Quantum. Non è possibile utilizzare questo sistema sotto Windows a meno che i driver delle due schede audio siano gli stessi. Nel caso della Presonus, presumo, non l'ho testato, che Universal Control sia in grado di fare da unico driver per entrambe le schede, ma non funziona sicuramente con due schede di marche diverse. Questo perché ogni scheda appunto possiede un suo clock interno che non è possibile sincronizzare attraverso due differenti driver. È necessario, come nel caso di OS X, avere un super driver che gestisca entrambe i clock delle schede audio o più schede audio, quindi possiamo anche accenderne ed aggiungerne altre oltre le due che vediamo qui. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata
accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e Music Off. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!